Ed eccoci qua, buon pomeriggio qui da Terza Pagina Magazine, puntata numero 604. Cavalchiamo l'onda veramente alla grande e non solo, parleremo tutte le news in base alle collaborazioni, evoluzioni, nuovi palinsesti, nuove rubriche, ma poi ci sarà un progetto chiamato TPM Replay, dedicato alla musica e non solo, libri, letteratura e artigianato, ma poi daremo tutte le news sulle nostre piattaforme e non solo. Bene, io già le vedo collegate qui con noi, li ringrazio per il loro tempo preziosissimo, oggi speciale veramente dedicato al mondo degli animali e alla sicurezza stradale. Noi lo facciamo grazie e non solo alla Polizia di Stato presente oggi qui con noi, ma anche a un'icona assoluta per quanto riguarda il panorama nazionale di Quattro Zampe, rivista veramente icona importante e non solo. Bene, ma io prima di dare il benvenuto alle due ospiti d'eccezione qui a Terza Pagina Magazine, io parto direttamente con il promo qui a Terza Pagina Magazine, grande e non solo. No. Ancora oggi, in estate, troppi cani vengono abbandonati. Abbandonare un animale domestico non solo è un reato, ma gli provoca sofferenza e può anche ucciderlo. I cani sono amici fedeli, ci seguono ovunque, ci proteggono, ci fanno sorridere anche nei momenti difficili. Non abbandoniamoli mai. Ed eccoci qua, noi entriamo in studio, abbiamo visto il promo della Polizia per Stato per quanto riguarda l'abbandono degli animali e io sono veramente onoratissimo per oggi di questo speciale e vado a dare il benvenuto alla dottoressa Irene Forcellini, commissario capo, in collegamento qua con noi a Terza Pagina Magazine. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. In collegamento con noi vado a dare il benvenuto veramente con tutto il cuore al capo redazione di Quattro Zampe, Maria Paola Gianni, qui a Terza Pagina Magazine. Maria Paola, benvenuta. Un caro saluto a tutti, capo servizio del mensile Quattro Zampe. Okay, cartolina di benvenuto, inizio subito dal commissario capo, eccola qua in sovraimpressione per quanto riguarda il benvenuto che possiamo dare oggi qui a Terza Pagina Magazine per questo speciale e poi anche per la Maria Paola Gianni, capo servizio di Quattro Zampe, pronti, vai, ed eccola qua, pronti qua sul pezzo. Allora, io partirei subito con la dottoressa Irene Forcellini, a lei la parola per introdurre, poi andremo a vedere due clip molto molto interessanti e ringrazio Maria Paola per queste clip, una sul pensionamento di Platone e poi sulla clinica veterinaria per quanto riguarda Milano, sempre del gruppo Cinofili e non solo, ma poi ce ne parlerà direttamente Maria Paola. A lei, dottoressa. Sì, allora abbiamo appena visto lo spot promosso dalla Polizia di Stato, questa campagna contro l'abbandono degli animali, perché ci teniamo tantissimo a questo tema e sappiamo che appunto durante l'estate è un tema particolarmente sentito. Purtroppo gli abbandoni di animali, in particolare cani e gatti, aumentano addirittura del 25-30% nel periodo estivo e durante l'anno abbiamo dei numeri impressionanti, si parla di 50.000 cani e 80.000 gatti abbandonati in Italia ogni anno, con dei picchi in alcune regioni purtroppo come la Sicilia. E allora con questa campagna la Polizia di Stato vuole appunto combattere questo fenomeno che avviene per esempio soprattutto nelle nostre strade e autostrade. Ci tengo soprattutto a dire da subito cosa prevede la legge per chi abbandona un animale appunto su una strada o in qualsiasi luogo delle nostre città. La legge all'articolo 727 del nostro codice penale prevede che l'abbandono di animali domestici o comunque animali che sono abituati a vivere in una situazione di cattività è un vero e proprio reato, quindi punito penalmente. Addirittura è previsto l'arresto fino a un anno e un'ammenda che arriva fino a 10.000 euro, quindi è un reato particolarmente grave e giustamente punito con pene severe. Ci tengo anche a dire un'ultima cosa, che questi animali che si trovano appunto in situazioni di abbandono, oltre a subire una fortissima sofferenza, rischiano poi anche di provocare degli incidenti anche molto gravi e quindi colui che si macchia del reato di abbandono di animali potrebbe anche poi rendersi colpevole eventualmente di un omicidio colposo, se per esempio un animale cagiona un incidente stradale, come spesso avviene. Bene, Maria Paola, eccoci qua, complimenti ancora per la tua presenza in primis e per questo viaggio che inizieremo poi e te non solo, ma veramente tutto ciò straordinario. A te, Maria Paola. Allora, io intanto faccio i complimenti alla Polizia di Stato per questa campagna
contro gli abbandoni perché è veramente fondamentale, importantissima, perché gli animali ci danno tutto e pensare di lasciarli da qualche parte o addirittura per strada penso che sia una cosa abominevole e insopportabile, inaccettabile. Quindi ben vengano tutte le campagne contro gli abbandoni. Io ecco, Alessandro, hai anticipato prima la pensione del famoso Platone. Platone è stato un grandissimo cane eroe della Polizia di Stato e soprattutto è intervenuto come cane di ordine pubblico, soprattutto per tenere, diciamo così, l'ordine all'interno degli stadi e di recente è andato in pensione. Noi abbiamo fatto, in particolare abbiamo caricato due video sulla nostra pagina YouTube, basta cercare Quattro Zampe Magazine, Adesso mi ha dato l'assist, e ci sono questi due video che hanno, sì, diciamo che è grazie, che spettacolare. stanno avendo un grandissimo successo e abbiamo praticamente anticipato questi due video e su Quattro Zampe di questo settembre, che sarà in edicola già dopo il 20 agosto, si potrà leggere la storia di Platone e anche l'inaugurazione della prima infermeria veterinaria della Polizia di Stato che si Eccola trova a qua, eccola Milano qua, la ed ha copertina carattere, proprio sì, questa ufficiale è in la anteprima. copertina proprio in anteprima, in esclusiva, che troverete. Certo, c'è un chihuahua per parlare di questi cani eroi, certo non è diciamo molto appropriato al tema, però ecco, questi cani sono meravigliosi. Io in particolare ho parlato di Platone in questo servizio, sono stata in questa infermeria veterinaria dove ho visto anche l'addestramento di alcuni cani e ho percepito l'amore che hanno questi agenti di polizia nei confronti dei cani e soprattutto ecco, volevo rassicurare tutte le persone perché noi abbiamo parlato di Platone che è andato in pensione. In questo video, in questi video che abbiamo caricato su YouTube, tanta gente si è preoccupata, hanno espresso dei commenti dicendo: "Ah, ma adesso che fine farà questo cane? Va in pensione, E finisce in lì, canile?" apriremo uno scenario e una finestra perché deve essere dato un messaggio forte e chiaro, Maria Paola. Questa è poco ma sicura. Allora io ti interrompo proprio qua che poi andremo a vedere già il primo video, ma do il benvenuto collegato in questo momento dall'Umbria, direttamente da Spoleto, al dottor Massimo Zamponi, amico e non solo dottore. Lui si occupa molto, ma molto di volontariato e non solo, ma io vado a dare il benvenuto al grande Massimo Zamponi. Eccolo qua, grande Massimo, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera, buonasera, grazie di avermi voluto in questo momento. Saluto le dottoresse, salve, buonasera dall'Umbria, è Buona un giornata. piacere, buona serata, è un piacere essere qui con voi a discutere di angeli con la coda. Noi Sì, partiamo subito con la clip del pensionamento di Platone qui a terza pagina. Magazine, veramente tutto ciò straordinario. Io veramente sono emozionato perché tra l'altro ho avuto l'onore di essere presente al 171esimo anniversario della Polizia di Stato e guarda caso ho una foto insieme a Platone. Ferri, che ha adottato Platone, è un allevatore e addestratore di cani da lavoro ed intende donare a un pastore tedesco di 6 mesi alla Polizia di Stato come futuro cane da ordine pubblico. Questo è il nuovo agente in prova.
speriamo che non morda tanto quanto la grazie. E noi rientriamo in studio, ringrazio per questo videoclip realizzato proprio. Dottoressa Irene, commissario, io sono onorato di tutto ciò, perché ne ho viste, da Ares in primis, ho vissuto le emozioni e poi tutti gli altri. Ecco, però lascerei più la curiosità della domanda a Maria Paola per la dottoressa. Prego Maria Paola. Ma ecco, io ci terrei ad approfondire questo aspetto, di far capire alla gente che questi cani, quando finiscono di lavorare, non fanno una brutta fine, o rimangono con il conduttore, oppure voi, ho visto personalmente che vi preoccupate in maniera molto scrupolosa di trovare un'adozione del cuore, dottoressa. Non so se vuole approfondire. Sì, assolutamente. I cani che noi abbiamo, che appunto hanno diverse funzioni, come quella per l'ordine pubblico, ma abbiamo anche cani per esplosivi, labrador, a seconda poi della razza, hanno determinate caratteristiche, li impieghiamo in diverse attività. Ovviamente per i cani si tratta sempre di giochi. L'addestramento avviene facendoli fare proprio dei giochi e sono dei cani appunto esperti che hanno un rapporto molto intimo e intenso con il loro conduttore. Proprio per questo a volte l'adozione al termine della loro carriera avviene proprio da parte dei conduttori. Se il conduttore per qualsiasi motivo non potesse prenderlo e tenerlo con sé, comunque noi ci occupiamo anche delle adozioni e questi cani comunque sempre vengono adottati da famiglie o da altre persone che poi se ne prendono cura per il resto della loro vita, appunto a fine carriera. Io infatti ecco, ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda Platone non è stato adottato dal suo conduttore cinofilo perché non lo poteva tenere, però la polizia si è preoccupata di trovare un'adozione ideale per lui. Tra l'altro è stato adottato da questo vigile del fuoco che già aveva conosciuto Platone, si era innamorato di lui e lo ha portato nella sua villa del nord Italia con tanto verde ed altri due cani. Quindi oggi Platone è felice e si sta godendo la sua serena e meritata pensione. Ma tutto ciò è meraviglioso. Allora Massimo, ecco qua dottor Zamboni, è sempre qua in collegamento con noi, che lo ringrazio ancora per il suo tempo preziosissimo. Curiosità e domande per la dottoressa Wendy, abbiamo anche meraviglioso, meraviglioso, grande. Allora dottor Zamboni, Massimo, ti do del tu Massimo, inizierei con il commissario capo, a te Massimo. Io vorrei chiedere alla dottoressa, secondo lei, che cosa si può fare ancora di più di quello che si fa oggi in Italia per i cani, soprattutto per i cani di cui parlavamo adesso, o se vuole darci qualche suggerimento o qualche consiglio, visto dal suo punto di vista professionale, ovviamente. Allora, secondo me le campagne di sensibilizzazione come stiamo facendo sono molto importanti. Io in particolare adesso lavoro nell'ambito della polizia stradale e noi ci occupiamo tantissimo di educazione stradale e di comunicazione in questa materia, così come anche appunto in materia di animali domestici. Sono importantissime queste campagne perché sensibilizzano appunto le persone. E poi ci terrei a ribadire cosa bisogna fare nel caso in cui si assista purtroppo ad un episodio di abbandono. Io ci tengo molto a ricordare a tutti che nel caso in cui si dovessero trovare in una situazione, per esempio in una piazzola su una delle nostre strade o anche in autostrada, dove peraltro sono presenti ormai tantissime telecamere, sistemi di videosorveglianza, quindi è più facile rintracciare eventualmente l'autore di questo reato. Però ecco, in ogni caso è importante che tutti i cittadini innanzitutto si sappiano localizzare, quindi prendano cognizione di dove si trovano e poi avvertino subito i soccorsi. Oggi esiste il numero unico, il 112, quindi semplicemente bisogna comporre questo numero sul proprio cellulare, sapere appunto la propria posizione, possibilmente se ci troviamo su una strada guardare il chilometro in cui ci troviamo, dare informazioni a chi ci risponderà
dal centralino circa la località in cui ci troviamo e se possibile prendere la targa della macchina che, visto che molto spesso gli abbandoni avvengono mediante un veicolo, prendere la targa del veicolo e si è allontanato. Questo per noi è assolutamente fondamentale. Poi, ecco, riguardo all'approccio a questi animali, possono presentarsi come animali impauriti o animali feriti, è importante quindi avvisare eventualmente anche il soccorso veterinario, ma questo è un aspetto di cui ci occupiamo anche noi, le nostre centrali operative hanno contatti con i veterinari, gli appositi soccorsi che intervengono appunto nel caso di animale ferito. Ciò che lei ha detto, dottoressa, a me è accaduto esattamente lo scorso anno. Stavo andando, no, non voglio dire il luogo per non creare magari, ecco, ero in autostrada con degli amici in macchina e abbiamo veduto un cane abbandonato che camminava lungo il ciglio dell'autostrada, quindi pericolosità massima sia per il piccolo, scusatemi, per il cane, ma ovviamente anche per tutte le persone che transitavano in quel posto. E noi, devo dire proprio, devo fare un encomio, un ringraziamento ai suoi colleghi, quindi al suo corpo, perché devo dire con grande celerità, con grande cortesia e carineria si sono immediatamente adoperati, perché noi abbiamo proprio avvertito il numero unico che lei ha appena citato e abbiamo naturalmente fermato il cane, lo abbiamo soccorso, aiutato, lo abbiamo tenuto fermo e i suoi colleghi nel giro di 15 massimo 20 minuti sono arrivati, estremamente cortesi, molto disponibili, assolutamente super professionali, e hanno aiutato questo cane e noi abbiamo proseguito molto felicemente il percorso. La ringrazio, complimenti a lei per il suo comportamento. Noi purtroppo abbiamo molto molto spesso a che fare con queste situazioni, quindi ormai gli operatori sono esperti, sanno come intervenire. Sì. Eccoci. Grazie. Qua, allora Massimo, curiosità e domanda per il caposervizio qui di Quattro Zampe, e sono ancora onorato per la sua presenza. A te Massimo, domanda e curiosità e poi ritorno da Maria Paola. Io invece sempre giro lo stesso quesito, la stessa domanda, non perché magari non abbia altre domande, però mi piacerebbe proprio sapere, essendo io un profano dal punto di vista professionale su questo settore, solo un amante col cuore e con il comportamento e con il fatto che ho cani, gatti a casa e anche dei vicini e anche i vari trovatelli che vengono a mangiare, però anche da lei volevo sapere se si può fare qualcosa di più, se c'è un comportamento che dovremmo utilizzare in maniera più dettagliata, più serrata, ma soprattutto quali sono le caratteristiche che dovremmo proprio come popolazione e anche come istituzione adottare per la salvaguardia e l'aiuto dei nostri amici animali. Allora, io ci terrei tanto a sottolineare un aspetto che potrebbe migliorare la vita dei poveri cani che si trovano rinchiusi in canile. Sarebbe bellissimo se si potesse istituire, far nascere una legge a carattere nazionale affinché il criterio per tenere i cani, perché ci sono queste convenzioni, no? Dei canili con le varie amministrazioni locali. E purtroppo laddove si conta il numero dei cani e poi c'è un tot che viene elargito dal comune, comporta poi, diciamo, anche il rischio della proliferazione della mafia dei canili lager, no? Perché aumentano a dismisura il numero dei cani all'interno delle gabbie per prendere il più possibile soldi. Se invece si potesse istituire questo criterio, che è già adottato in alcuni canili del nord, ossia la convenzione che viene stipulata tra il gestore del canile e il comune, l'amministrazione locale, è legata alla densità della popolazione locale, che si è visto in genere in proporzione sempre con la presenza degli animali vaganti. Se si potesse istituire questo criterio, si potrebbe combattere comunque limitare di gran lunga il rischio della mafia e appunto dei canili lager e far vivere meglio questi poveri animali che sono rinchiusi in situazioni soprattutto nel sud
Allucinanti, allucinanti. Quindi questo sarebbe un aspetto, ecco, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di poterlo dire, perché io ho visto alcuni canili nel nord che hanno adottato questo criterio legato solamente alla densità della popolazione. Quindi in quel caso non c'è da parte di chi tiene il canile la volontà di ammassare il più possibile i cani per prendere il più possibile i soldi, perché il criterio vale in base alla densità della popolazione locale. Questo è un aspetto che a me piace tantissimo e che vorrei tanto che potesse essere adottato a livello nazionale, magari con una legge. Ecco, questo è un aspetto, vi ringrazio insomma di darmi la possibilità di dirlo. L'abbiamo scritto più volte su quattro zampe e ci sono dei canili nel nord che sono degli esempi da questo punto di vista. Volevo chiedere ad entrambe, volevo sapere se con il PNRR c'è anche una parte dei fondi europei che sono destinati alla salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe. È una domanda molto tecnica, francamente non lo so, però andrò ad approfondire questa cosa e magari lo scriviamo su quattro zampe in un prossimo numero, perché è un aspetto molto importante. Grazie per lo spunto, molto No, perché adesso interessante. commissario, la vedo pure lei sul pensieroso. Sì, no, sinceramente anch'io non sono informata al riguardo. Vedrò di documentarmi anch'io, che io sappia, anch'io non ho sentito di fondi destinati magari appunto a migliorie, al miglioramento dei canili o di altre strutture, quindi però Bene. ci documenteremo perché effettivamente potrebbe essere delle buone iniziative, sì. Maria Paola, anteprima di quello che andremo a vedere a breve, lo vedremo in due parti, lo vedremo in due parti, Eroi in azione, girato a Milano. A te Maria Paola come anteprima, 30 secondi, vai. Sì, io ho avuto il piacere di essere andata in questa caserma di Milano dove è stata inaugurata da poco la prima infermeria veterinaria della Polizia di Stato, e, tra l'altro guidata da una donna. E devo dire, ecco, è attrezzata e copre, diciamo così, si occupa sia dei cani che dei cavalli della regione Lombardia che anche dell'Emilia Romagna. E quindi ecco, in particolare sono andata a vedere un addestramento di questo Argo, che è un nuovo pastore tedesco che è stato da poco dato in forze alla Polizia di Stato e penso all'età di 10 mesi, quindi a breve, 10-11 mesi, sarà pronto per entrare in servizio e quindi magari sostituire il nostro famoso Platone. Bene, bene. Allora noi partiamo subito con la clip, poi rientriamo per il primo commento. Bravo. Bravissimo. Argo, via. Via. Ok, bravo. Questi esercizi che sembrano molto basici servono per la gestione del cane. Lui si abitua a stare vicino a me e ascoltare la mia voce e gli ordinativi che gli do. Che succede? Sono molto importanti perché i cani come Argo saranno utilizzati poi in ordine pubblico, in cui ci saranno molte persone, confusione, magari anche delle esplosioni allo stadio. Il Centro Nazionale dei Servizi Cinofili a Cavallo della Polizia di Stato, che è alla Dispoli, tramite i suoi istruttori, mi ha dato la possibilità di portare avanti un addestramento in cui verrò poi io comunque esaminato una volta al mese per vedere se ho raggiunto gli standard dell'addestramento dagli istruttori del centro. Quindi una volta al mese vado giù alla Dispoli per fare questi, diciamo, questi piccoli test per superarli. Sì. E Platone? Platone è stato un grande poliziotto, un grande cane, ma soprattutto un grande amico. Lavorato con me per 5 anni. Questi 5 anni Sempre un abbiamo pastore tedesco? pastore tedesco nero, taglia molto grande, arrivato a 42 kg di massa. Wow. E comunque aveva, oltre al suo carattere, al suo temperamento, che era molto forte, era veramente un cane fatto proprio per questo lavoro, per quello che è Era, ma l'ordine. è in pensione, Ma per quindi quello, facciamo capire a sì, tutti che è ancora in vita, assolutamente. adesso si sta riposando, meritato riposo. E c'era un mio
mio caro amico, che è questo Bruno Tagliaferri, che è un cinofilo dei Vigili del Fuoco, che si è offerto di prendere Platone perché anche lui si era affezionato a Platone, proprio perché lui è un amante dei cani, specialmente i cani che fanno questo tipo di lavoro, e ha voluto regalare a Platone, nella sua villa che è a Piacenza, una bella pensione, una bella vecchiaia, fatta semplicemente di stare libero in un giardino con la compagnia di altri cani, che lui è serenissimo, sta benissimo, sta facendo veramente un'ottima vita. E allora, commissario, che emozione, e non solo, da questo e poi ritorno su Maria Paola. Sì, veramente un bel video che, diciamo, documenta proprio il legame che c'è tra i poliziotti, la polizia di Stato e gli animali. Noi riteniamo appunto che l'animale è un compagno fondamentale nelle nostre attività, ripeto, tra il conduttore e questi animali, in genere appunto i cani, ma abbiamo anche i cavalli, si instaura proprio un rapporto intimo di fiducia, di lavoro, ma anche di gioco, come è giusto che sia per un cane. E appunto li utilizziamo per tante attività, li riteniamo uno strumento e un compagno proprio di lavoro fondamentale. Li usiamo contro gli esplosivi, nell'ordine pubblico sono fondamentali, li utilizziamo anche nelle nostre manifestazioni come approccio anche ai bambini, ai ragazzi e più giovani, a persone con disabilità, e infine li utilizziamo anche per esempio per le bonifiche degli ambienti, quando riceviamo personalità, capi di Stato, ministeri, e abbiamo appunto dei cani proprio specializzati nelle bonifiche che vengono fatte prima dell'arrivo delle personalità. Quindi, diciamo, è un mondo molto, molto ampio, molto grande, in cui l'animale gioca un ruolo fondamentale ed è veramente un nostro compagno. Maria Paola, complimenti per la prima parte, adesso complimenti per tutto il videoclip. Prima parte veramente emozionante, sono curioso ancora di vedere insieme agli ospiti la seconda. A te, Maria Paola. Io, ecco, ci tengo a sottolineare che per quanto riguarda Platone non ha potuto fare la pensione con il suo riferimento, perché non lo poteva tenere, quindi aveva delle motivazioni, però ecco, è riuscito ad essere adottato felicemente, tant'è vero che nella seconda parte del video mettiamo anche in sovrimpressione il sito della Polizia di Stato, dove si possono trovare dei cani per chi li volesse adottare, e sono quei cani che magari per una qualsiasi motivazione non possono stare con il loro conduttore anche dopo la loro onorata carriera, e quindi vengono adottati in maniera scrupolosa, come ho già detto prima. Massimo, un flash e poi andiamo subito nella seconda parte del video. Ho mandato un messaggio a una mia cara amica, una consigliera del comune di Foligno, e mi ha mandato questo link dove adesso ci sarà l'inizio della costruzione, grazie a dei fondi, quindi i fondi esistono e si possono utilizzare. La consigliera è Tiziana Filena ed è del comune di Foligno, per costruire proprio un canile rifugio, canile e gattile rifugio, per i nostri amici a quattro zampe, che prevede quindi alloggi con tutto quello che è il comfort e il giusto modo di ospitare dei cani, scuola di rieducazione, momento di anche da quello che ho visto velocemente, c'è anche una realtà verde dedicata alle persone che vogliono andare con i propri cani, o a persone che vogliono andare per essere vicini ai cani che sono ospiti nel canile. E questa costruzione inizierà a breve, da quello che mi diceva, settembre, massimo ottobre, e quindi ecco, abbiamo avuto la notizia certa che ci sono fondi. Grazie tanto di questa notizia, perché magari potrà essere di spunto ad altre persone che volessero aprire poi un vi metterò rifugio. In contatto, Maria Paola, ti metterò in contatto con Zamponi. Ed è una realtà comunale. Grazie Alessandro, mi farebbe piacere mettere in contatto. Lo scoop lo darò alla fine per la dottoressa Irene Forcellini. Ma mi piacerebbe mettere in contatto la dottoressa insieme.
me la tengo, no, a me piacerebbe raccontare di questa persona che è riuscita a ottenere questi fondi in modo tale che possa essere anche ad esempio per tante altre persone. Ma noi siamo qui apposta per iniziare questo viaggio, ragazzi. Io volentieri tramite Alessandro le farò avere il contatto della consigliera Tiziana Filena del comune di Foligno, che ha lottato fortemente negli ultimi 3 anni proprio per creare questa cittadella, per gli amici pelosi, che è composta da tante cose. Bene, per Massimo, ottenere le belle cose bisogna sempre lottare. Allora, esatto. Io ringrazio, mando subito la clip e poi rientriamo subito per la finestra sulla sicurezza stradale. Pronti? Vai. Un'ottima vita. Perché adesso. Poi ecco, ci sono anche spesso altri cani della polizia che hanno superato l'età e quindi possono essere adottati, no? Quindi molti finiscono in famiglia, insomma, sì, riescono ad avere una bella vecchiaia. Esatto, quando non finiscono nella stessa famiglia del conduttore che li ha tenuti per anni, quando non si può perché... di trovare qualcuno assolutamente altro, loro vanno voglia bene loro. Esatto, fa parte anche dell'addestramento del cane l'educazione ad andare dal veterinario, perché la dottoressa e loro adesso la conosceranno per tutta la loro vita operativa e non, però poi se noi ci troviamo anche fuori sede da qualche altra parte, loro comunque devono essere abituati ad essere gestiti da un veterinario, da un dottore che ci vuole essere manipolati. Allora c'è una parte in cui adotto il cane per il segno e il DF con le caratteristiche del cane. No, nel senso, se lo vuoi in piedi, la mano è volante. Siamo all'interno dell'infermeria veterinaria della Questura di Milano. Io sono la dottoressa Madonia, sono medico veterinario principale della Polizia di Stato e mi occupo dei cani e cavalli della Questura di Milano, ma anche del territorio della Lombardia e dell'Emilia Romagna. L'infermeria veterinaria della Questura di Milano è la prima sul territorio, oltre l'infermeria del centro di coordinamento di Ladispoli, che è il nostro appunto centro di coordinamento, ed è la prima realtà presso una questura ed è un luogo molto importante dove vengono effettuate visite cliniche dei cani e dei cavalli, nonché vaccini, terapie, profilassi e tutto quello che serve agli animali da lavoro. Eccoci qua, pronti qua sul pezzo. Allora, primo giro di boa, partirei subito e poi passerei subito alla finestra dedicata alla sicurezza stradale. Irene, commissario, noi siamo emozionati. Io veramente complimenti a Maria Paola. Allora, sì, abbiamo visto questa bellissima infermeria, grazie per il servizio alla dottoressa, e abbiamo quindi anche appunto medici veterinari, e l'ultima cosa che vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano è forse tramite questa finestra, questo salotto, abbiamo diciamo riscontrato che c'è un'ulteriore possibilità per adottare un cane. Io stessa ho adottato un cane al canile, invito tutti ad adottare un cane e a questo punto anche a guardare il nostro sito della polizia per vedere se ci sono appunto cani in adozione che magari i conduttori in quel momento non possono tenere con loro. Maria Paola, complimenti. Allora, io intanto vi ringrazio i partecipanti perché hanno dato degli spunti molto interessanti e invito tutti ad acquistare Quattro Zampe di settembre, che è in edicola già dopo il 20 agosto, nel quale ci sarà un ampio servizio, approfondimento sulla Polizia di Stato, sui cani eroi e anche sulla inaugurazione di questa prima infermeria veterinaria della Polizia di Stato con competenza nazionale, in particolare Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna. Massimo, un flash per questo video, è veramente emozionante. Io sì, sono rimasto molto toccato, non solo perché qui si evince l'amore per il cane e la tutela per il cane, davanti a tutto e non il rispetto per quello che è non solo il suo lavoro, ma proprio come essere vivente e senziente. Quindi faccio di nuovo un plauso alla Polizia di Stato, come ho fatto all'inizio, proprio per mia esperienza personale, e poi anche Alessandro, tu sai, professionalmente io sono molto legato
a questo corpo di Stato insieme ad altri corpi. Non vado nel dettaglio per rimanere in privacy, però devo fare proprio un encomio alla Polizia di Stato, ma ringrazio entrambe le due ospiti, perché ho potuto scoprire grazie all'intervista, ma anche grazie al commissario, che abbiamo grande rispetto e grande vicinanza per quello. Spero che questo amore, questa vicinanza e questo rispetto per i nostri cani, non solo cani poliziotti o ex cani poliziotti, possa estendersi anche a tutti gli altri cani, perché mi rimane un po' strano pensare al fatto che nelle più grandi tragedie, nelle più grandi vicissitudini meno fortunate, il cane è il principe, è colui che conduce l'uomo, è colui che salva le vite, è colui che in qualche modo dà speranza, no, al trovare persone ancora in vita. E ahimè, c'è un retaggio e una cultura popolare che vede magari delle forti restrizioni nella vita comune, nella vita quotidiana dei nostri amici a quattro zampe. Spero che in qualche modo si possa creare un'educazione, una civiltà che possa accomunare le due cose, ovvero far sì che il rispetto che si ha dei nostri amici a quattro zampe nei momenti di emergenza, perché aiuta l'uomo, sarebbe bello portarlo sempre nel quotidiano, ogni giorno. Questo volevo dire. Bene Massimo, allora io parto con la chiusura del promo e poi riapriamo la finestra dedicata alla sicurezza stradale. Non voglio far perdere tanto altro tempo, la ringrazio ancora per il suo tempo preziosissimo alla dottoressa Irene Forcellini e a Maria Paola Gianni. Parto grazie subito a voi. Con il promo. No, grazie. Ancora oggi in estate troppi cani vengono abbandonati. Abbandonare un animale domestico non solo è un reato, ma gli provoca sofferenza e può anche ucciderlo. I cani sono amici fedeli, ci seguono ovunque, ci proteggono, ci fanno sorridere anche nei momenti difficili. Non abbandoniamoli mai.